Ciao, oggi vi parlo della nuova RCF Evox J8 ed Evox JMix 8 con mixer digitale a bordo. Il sistema rappresenta una variante del suo predecessore Evox 8 che aggiunge interessanti novità, quali un cabinet in materiale composito, quindi molto più leggero, parliamo di poco più di 23 kg in totale, ed un nuovo design acustico della parte bassa che garantisce una risposta alle frequenze basse fino a 40 Hz. Evox JMix 8 integra un mixer digitale ad 8 canali che lo rende un sistema completo e compatto allo stesso tempo, adatto a ogni tipo di applicazione. Dal piccolo concerto dal vivo in un club, al DJ set, alla conferenza in auditorium o anche in piccole piazze. Il sistema si avvale di un'amplificazione da 1400 W in classe D, alloggiata all'interno della base, dei quali 1000 sono destinati al subwoofer da 12 pollici, e 400 sono destinati al top, composto da 8 speaker full range da 2 pollici. La copertura del sistema è di 30 gradi sul piano verticale e di 120 gradi sul piano orizzontale. Evox J8 è un sistema estremamente comodo e facile da trasportare, in quanto mantiene la stessa meccanica di base dei sistemi Evox. Con il satellite passivo che alloggia nell'apposito vano nella parte posteriore della base, che con la sua cover ed il suo trolley diventano estremamente maneggevoli. Il sistema stereo è composto da un modulo con il mixer ed un modulo senza. Infatti, il mixer integrato della J8 Mix è provvisto di un'uscita link per collegare l'altro speaker del sistema. Inoltre è provvisto anche di un'uscita ausiliaria per collegare un monitor sul palco oppure un'altra Evox J8 per estendere la copertura. Il mixer digitale integrato è semplice da usare ma estremamente completo e potente allo stesso tempo. Eredita dal nostro mixer digitale M18 la parte dell'effettistica e la parte dell'amp modeling con tutti gli effetti per basso e per chitarra. È inoltre disponibile anche la funzione streaming via Bluetooth, che significa che dal nostro dispositivo portatile possiamo inviare il nostro materiale audio al sistema Evox, oltre che controllarne allo stesso tempo tutti i parametri del mixer. Vediamo quali sono. Lanciando l'app Evox, che può essere scaricabile sia da Play Store che da Apple Store, in questo caso utilizziamo un iPad, connettiamoci alla JMix ed accediamo al software di controllo. Sezione Input con mandata effetto indipendente, mandata ausiliaria indipendente, pump pot e mute. Equalizzatore a 3 bande con la banda centrale con la frequenza selezionabile e tasto EQ on off. Sezione preamp con il controllo del gain, inversione di fase, più un filtro passa alto. Sezione dinamica con un semplice compressore ad un controllo con una serie di preset preimpostati e tasto on off. La sezione output ha la possibilità di utilizzare il sistema in stereo o in mono e inoltre ha la possibilità di invertire left e right. Abbiamo la funzione mute e dal master possiamo selezionare dei preset per gli utilizzi più comuni. Il master può essere equalizzato attraverso un equalizzatore grafico a 7 bande. Abbiamo la possibilità di gestire il livello dell'uscita ausiliaria con il comando pre o post e possiamo inoltre equalizzare l'uscita ausiliaria con lo stesso equalizzatore grafico usato per il master a 7 bande. Funzione molto utile quando lo si utilizza come mandata per un monitor. Il canale 4 dispone dell'ingresso ad alta impedenza, che può essere dedicato all'amp modeling. Possiamo infatti collegare la nostra chitarra o il nostro basso per poi scegliere la catena più adatta alle nostre esigenze, l'amplificatore, i pedali di chorus, delay che possiamo mettere in catena a nostro piacimento. Nella sezione effetti possiamo selezionare il reverbero più adatto e dosarlo con il relativo fader. Passando alla sezione sistema, possiamo salvare il nostro show in 10 diverse locazioni di memoria. Insomma, un prodotto veramente completo, che unisce la ormai nota qualità dei sistemi RCF Evox con un mixer digitale integrato, completo di effettistica e di funzione audio streaming via Bluetooth. Un saluto da RCF.